Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Big Marto qui per voi. Come state? Tutto bene? Oggi sono in presenza di uno degli uomini italiani più forti e uno degli youtuber più forti sul panorama. Dico bene a definirti così? Diciamo tra i junior per ora. Beh, effettivamente è vero, perché lui compete nella categoria meno 105 kg della FIPL, che è la Federazione Italiana di Powerlifting. Ha fatto tantissimi record, come dopo vi farò vedere dai suoi attestati, e il prossimo anno gareggerà nei senior. Tu sei in categoria meno 105. Esatto. Meno Rebecca, 105. Tu non lo sai, ma la meno 105 è una categoria peggio della savana. Una roba competitiva, distruttiva, sì. Dove ci sono tanti atleti molto importanti, di alto livello, e sicuramente sarà bello vederti in azione. Tra i senior sarà difficile, l'anno prossimo c'è tanta gente, però abbiamo dato filo da torcere i junior, vediamo anche di farlo con i senior. E oggi siamo qui con Matteo per fare diversi contenuti, ma il video di oggi, da come avete visto dal titolo, è come diventare più forti nello squat. Lo seguo su Instagram, mi raccomando seguiteci, vi lascio il link qui sotto in descrizione. Vedo che fa tanti esercizi particolari che non ho mai utilizzato nella mia routine, quindi la mia curiosità è quella di provarli e portarli al pubblico, fargli scoprire un qualcosa di nuovo. Secondo me questa collaborazione potrà dare tanto a chi ci guarda. Io sono contento e ti ringrazio per avermi ospitato. Ci mancherebbe, un piacere sempre. Mi raccomando, supportate il video con un bel like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina. Intro e partiamo. Let's go. Prima di iniziare questo video su come migliorare lo squat, voglio fare un bel gym tour, spazio che si chiama Liste. Di qua c'è una zona editing molto molto carina, super wide, 4 schermi, bellissimo, tanta tanta roba. Questo invece è il suo studio, lui dove registra tutti i suoi contenuti su Instagram e su YouTube. Tante belle cose, potrei già vedere quello che mi aspetterà. Un'influenza West Side Barbell. Questo è il Reverse Hyper, molto bellino. Mi interessava per lo studio. Dopo lo proverò e vediamo i feedback, ma penso che sia molto interessante come macchinario. Qui abbiamo tantissimi pesi molto belli, pesi in ghisa, instagrammabili. Questi sono Strength Shop. Qui è tutto brandizzato Strength Shop Europe, che è il suo sponsor. Codice sconto? Listen 6. Lo trovate qui sotto. Tantissima attrezzatura da powerlifting. Power rack. Ti senti più sicuro tu con queste? Le uso per fare soprattutto esercizi dei pin. Ok. Catene. Vabbè, questo chiaramente è un power rack che si può utilizzare in diversi modi. Qui abbiamo le attrezzature dei vari content creator, vari degli omaggi portati da Ammo. Qui il codice sconto Papi. Anche Matte si impegna nell'imprenditoria. Questo è un suo nuovo prodottino, cintura da PL. Devo dire che rispetto alle altre che ho visto di imprenditori che cercano di fare business attraverso materiali da palestra, questo è un buon prodotto, molto simile alle SBD, durezza, compattezza, chiusura, mi sembra abbastanza resistente. C'è l'occhio dell'atleta. Qui abbiamo delle dips, manubri regolabili fino a 36 kg. Qui abbiamo scarpe. Vedo che ti alleni tanto con le scarpe a suola piatta. Hai una buona mobilità di caviglia, immagino? No. No. E perché suola piatta? Perché io utilizzavo delle Roma Leos 3, sì. Penso che ce le hai anche te, giusto? Quelle? No. Quelle, esatto. Quelle sono quelle. Le 4, no? Le 4, scusami, le 4. Quelle bianche in bagno. Quelle bianche, esatto. Usavo quelle, solo che per la mia impostazione di squat e per come piace a me impostare lo squat, il tallone rialzato ti porta a infiammare le ginocchia e soprattutto a spingere meno a terra con quelli che sono i muscoli più grossi, perché un conto è spingere solo coi quadricipiti, un conto usare glutei, ischio crurali, schiene, tutto. Quindi una sola piatta mi permette di utilizzare più muscoli contemporaneamente, quindi più muscoli vuole più chili. Certo, infatti io ho sempre utilizzato scarpe con tacco, sì. Per ovviamente l'influenza che si trova in giro la scarpa col tae, però attualmente sto utilizzando le Vivo Barefoot, che sono scarpe a sola piatta come queste, perché queste qua purtroppo io non le trovo della mia taglia e sono comode, cioè mi trovo bene e riesco a grippare meglio con tutto. Continuiamo col gym tour, la sua panca competizione, bella solida. Tutti gli strumenti del piacere che vedremo in un video dedicato, li proveremo. Tanti pesi colorati come piace a noi e soprattutto duri. Qui varie ed eventuali con elastichini, accessori, cinture per zavorrare. Questa è la sua pedana da stacco, made con... Cosa ci abbiamo messo sotto? Così se la vogliono replicare c'è a casa. Sotto sotto, che non so se si vede, uno di quei tappetini per bambini fatti a puzzle, proprio sotto sotto. Okay. Strato di compensato da un centimetro. Due strati di questa schiuma tipo fono assorbente che si trova
nei negozi quelli tipo, sai, di edilizia comunque. Sì, sì. Altro compensato da un centimetro e gomma 4 centimetri. E ovviamente sotto tutta questa pedana ci sono comunque 3 centimetri di pavimentazione gommata che ricoprono tutta la palestra. Gym tour fatto, adesso partiamo. Il contrario, così tu rilasci. E il solito gioco per sbloccare il muscolo, devi lavorare sull'antagonista. Molto bello, molto bello, perché ti senti proprio ruotare la testa del femore nell'anca e lo senti proprio che inizia a trovare il suo spazio. Primo esercizio che andiamo a fare è uno squat, però di che tipo? Uno squat box. Ci si fa male se lo fai male, cioè come alla fine questo qualsiasi esercizio, cioè fai male uno squat ti fai male. Qui non devi sederti, ma proprio ti siediamo. Ti siediamo ma devi rimanere duro sulla pancia. Pancia tutto cioè, duro. Cioè la valsalva la mantieni. Certo, ok. Ti siedi. Sì. E rilassi tutto quello che sono le anche, ok? Tu quasi da seduto dovresti poter anche muovere i piedi. È sicuro secondo te? È molto sicuro perché, disclaimer, io ci ho fatto anche una tripla a 270 kg. Si sono un po' dubbioso su questo. È uno di quegli esercizi che in Italia è sempre stato demonizzato e fatto vedere come il male assoluto, perché se ti siedi con un carico sulla colonna, no. Alla fine un carico verticale sulla colonna ce l'abbiamo sempre anche se facciamo squat. È vero che non sei schiacciato tra due cose, è vero, ok. Ma la valsalva esiste per un motivo. È sempre stato frainteso anche perché tutti pensano che questo squat serva per allenare lo squat, che è sbagliato. Tu non alleni lo squat facendo quello, tu alleni una componente dello squat, che è una componente, ovvero la capacità prima di tutto di esprimere forza in un breve lasso di tempo, quindi l'esplosività. E in secondo luogo vai a creare dell'ipertrofia specifica, quindi a potenziare dei distretti muscolari in modo specifico, che poi vai a trasferire sullo squat. Ti fa migliorare delle componenti che sono abilità anche coordinative, esplosività, che dopo vai a riportare sullo squat. Prima di partire qua è fondamentale sbloccare le anche, ok? Ok, quando hai sbloccato le anche devi praticamente lasciare che il ginocchio si pieghi in modo autonomo, quindi non fare, ecco, ok, vai dietro col culo, dietro, ok. Adesso poi vedo che tu fai così. Io non è che lo faccio perché voglio farlo, io stando duro di addome, rilassando le anche, va da sé che leggermente il busto si raddrizza. Però non è che io lo raddrizzo, capito? Io mollo leggermente. Tu molli qua? Mollo le gambe. Mollando le gambe va a finire che, per questione di baricentri, busto. Certo, okay. Da lì, poi cosa fai? Dai tensione. Attivi. Pieghi leggermente in avanti per dare di nuovo tensione sulle gambe e spingi verso l'alto, ok? Sì, sblocco. È vero, rilasci. Attivo. Boom. Dritto. L'obiettivo è quello di mantenere. Rilascio. Le tibie perpendicolari al suolo. Ecco, vai. Attenzione. Ok, non parliamo e carichiamo. Sblocco l'anca. Scendo. Rilascio. Basta che arrivi lì, la riparti. Cerca adesso di non sbloccare l'anca in due tempi. Cioè, appena sblocchi fai andare anche il ginocchio, ok? Non tenere il ginocchio fermo, altrimenti fai questo. Uh-huh. Cioè, mentre porto dietro l'anca, lascio il ginocchio libero di fare quello che vuole e quindi automaticamente si piega. Cioè, letteralmente va a piegarsi perché è una cosa normale, fisiologica. Abbassando il culo si piega il ginocchio. Solo che tu devi cercare di portartelo dietro il culo. Abbiamo messo un 120, mi piace comunque. Bel feeling. Cerca di guardare avanti. Vai. Effettivamente, se sto bello duro, non sento fastidio. Sento lavorare poco i femorali. A riguardo, il femorale nello squat. Vabbè, se voglio la mia te la dico, non è un problema. Ma come non mi interessa. Allora, secondo me te la dico io. Lavora. Lo squat non è l'esercizio migliore per ipertrofizzarlo. Vabbè, lì ti dico grazie al cazzo, cioè, però okay. Io ti dico anche dalla mia che il femorale, in base al tipo di squat che vai ad eseguire, quindi in base più che altro al leveraggio, ovviamente, sì, può passare da essere o veramente un muscolo che non prende quasi parte all'alzata o diventare un muscolo che insieme al quadricipite non è il motore principale, però va a prendere una buona parte
parte dell'esecuzione. Stabilizza principalmente, ti rallenta. Ma in realtà addirittura partecipa anche all'estensione del ginocchio, all'estensione d'anca. Ti dovessi lacerare con un bisturi il tuo femorale, saresti in grado di fare uno squat? No. Ok, manco secondo me. Delle diatribe pazzesche per robe stronzate abbastanza inutili. E poi tutti si attaccano, fomentano, quando la risposta dovrebbe essere quella che hai dato tu appena ora. Mica la cintura onde evitare uno spappolamento vertebrale. Duro. Ok, rimani duro. Ok, stai in un appoggio, vai. Sentono il peso effettivamente, ovvero per ripartire cerca di fare questo qua col culo, quindi okay. Ti levi leggermente slancio, okay. Proprio a livello d'attrito. Questo si vede anche perché leggermente hai spostato leggermente le mattonelle dal box, vedi che sono leggermente più indietro. Se qual è il problema? Ho sete. Effettivamente si sente un pochino, non mi disturba questo esercizio, no, pensavo mi disturbasse maggiormente. Lo sento meglio che uno squat, meno faticoso. Oddio, meno faticoso con 170 kg. Beh, non mi insultare adesso. Questo cosa significa? Tu quanto lo alleni questo? Adesso sto facendo un'altra tipologia di lavoro che si chiama Dynamic Effort. Che okay. Hai letto il website, quindi sai più o meno cos'è. Magari ho saltato il capitolo, ecco. Ripetiamolo. Che consiste nel lavorare con percentuali di carico basse, quindi sul 60%, sì. Per 10, anche 12 triple. Facciamo un 170, ultima serie. Voglio provare con le loop band. Mai utilizzato questo tipo di cosa sullo squat, mi intriga. Sono molto divertito a riguardo. Allora, quindi devo stare attento. Stacco, avrò un qualcosa che mi tira, quindi anche in discesa devo stare più attento. Ok, i nostri passettini. Ci siamo. Vai. Ok, vai. Carini. Mi piace questo esercizio. Bene Matte, grazie per questo primo esercizio. Passiamo al prossimo. Sì, ti farei fare, dato che abbiamo messo le loop, morning con le loop. Molto bene. Se riesci a farlo, beh, tanta roba, però non penso. Cioè, vedendo no. Più o meno i chili massimali, vedendo lo spessore dietro la schiena prima, comunque io queste cose le controllo tanto su un atleta. Un attimino. Però valuta la mia condizione atletica. No, non sei assolutamente messo male, però per una della tua altezza diciamo che sul tricipite sei un po' carente. Sì, sei molto carente qua. Anche un pochino la spalla. Dietro? E come la potenzieresti lì la spalla? Scrollate power. Penso la stessa cosa. Qua paravertebrali? Sei un po' se sottile. Della tua altezza sei sottile. Dovrei essere più spesso. Sì. Bisogna condizionare ulteriormente. Dopo aver fatto una leggera prova con 25-25 di Good Morning, esercizio che non ho mai fatto, ne ho solo sentito parlare, andiamo a fare un 90 kg con loop band. Io pensavo a piegarmi. Invece dobbiamo pensare a gluteo in alto. E via. Sono tutti esercizi che ci potenziano la schiena e anche secondo me a livello di stacco, perché è proprio quella componente dello schema motorio che abbiamo in questi due esercizi molto particolari, che è la chiusura, giusto? Sì, sì. Occorre quando sei lo squat, quando sei magari qui che sei un pochino in fatica. Ti insegna anche a spingere con la schiena contro il bilanciere, sì. Cioè quando ci dà la buca, se non spingi con sì. La schiena fai il tipico effetto di Good Morning che fai. Certo. Invece spingi subito con la schiena. Quando si lavora pesi tanto importanti, non è un lavoro solo di gamba, è un multiarticolare pesante che ci va a far lavorare schiena che spinge, addome e gambe. Quindi la schiena con questi esercizi serve. Come diceva lui prima, è come avere un vuoto depotenziato. Ti metterà anche in crisi la stabilità, l'elastico. Ricordati il culo alto, te guarda su. Bello, quante? Fanno 5-6. Quando vuoi salire, pensa a portare avanti il culo, non sulle spalle, il culo avanti. Ah, bello.
120, poi passiamo al terzo esercizio. Va bene. Yeah. Ultima serie, 120. Mentre ero in bagno a rilasciare spazio per il mio core, volevo ringraziarti perché mi sta piacendo. Mi piace scoprire robe nuove, fidarsi a persone che sono specializzate in un qualcosa, perché nasco dal bodybuilding in un periodo passato dove c'erano poche informazioni, diciamo che non era ricco di informazioni. Poi c'è stata un'influenza di powerlifting, tante altre cose. Comunque inizio sempre di più a percepire l'allenamento in un altro modo. Vedere che un professionista come lui e anche top atleta le faccia, cioè mi sblocca altre cose. Ricordiamo che nel bodybuilding alleniamo ipertrofia orientale più grossi, nel powerlifting alleniamo dei movimenti, ok? Quindi qua bisogna diventare più forti nei movimenti, che poi l'ipertrofia sia un driver per diventare più forti nei movimenti è un'altra cosa, però noi proprio serve fare esercizi che ci diano delle capacità anche coordinative per diventare più bravi nel fare quello che facciamo. Okay? Assolutamente. Oltre che più grossi. Forza, coordinazione, status mentale, una serie di cose che ci permettono di arrivare al nostro obiettivo. Ricordati dove devi stare sul piede, ok? Uno su. Vai. Voglio appena, Sì, è abbastanza, però piacevole. Vai. Ok. Dimmi quando devo salire. Su. Così poco? Devi sentire il tecnico morale che tira, non serve scendere fino all'inferno. Ok, vai. Io non ho idea di quanto tu sei abile. Ok. Con quanto lo fai tu? 70-200 in base a quanti. Ok, non faccio così cagare, dai. Mi consolo. Sono solamente due dischi rossi in più. Questo video penso che sia abbastanza lungo tra presentazioni e tutto, e siamo giunti al termine. Anzi, hai qualcos'altro da consigliare ai ragazzi per migliorare il loro squat? Una delle cose che dico sempre è: diventate più grossi. Ecco, partita la bomba, beh, fa niente, mi spiace. Te la becchi. Tranquillo, noi partono gli allarmi, ecco, in studio. Quindi diventate più grossi, perché ovviamente avere più carne nei punti giusti vi aiuterà anche a fare più chili. Sappiamo tutti che la sezione trasversa del muscolo è totalmente, diciamo, influisce totalmente sulle alzate, quindi più c'è ipertrofia, più il muscolo può generare forza, quindi diventate grossi. E qua dirò una roba per fare incazzare tutti, così mi piace, dato che tanto questo video lo guardano un po' i powerlifter, giusto? Sì, spero, dai, che lo guardano, ecco, anche le persone normali. Esatto. Rebecca dice che ormai sono troppo specifico. Ragazzi, se voi fate bodybuilding non vi serve fare fondamentali necessariamente per diventare più grossi, quindi voi che fate powerlifting, se volete diventare più grossi, puntate su qualcosa che non sono necessariamente fondamentali. Quindi fate i fondamentali, fateli per diventare più grossi e più forti, però fate poi tutto il resto, perché sennò non diventate grossi veri. Posso dire una cosa? Perché puoi, io sono, certo, uno di quei bodybuilder che invece spinge per fare i fondamentali, perché questi pesi non li sposti con nessun altro tipo di esercizio. Capacità coordinativa poi ti serve, certo. Ti serve attivare certi distretti. Cioè, secondo me, prima ci sono i fondamentali e poi vengono i complementari, non viceversa. Ma su un bodybuilder, siccome invece ci sta a lavorare molto in modo, che ne so, hack squat, presse, e magari trovare lo spazio nel punto giusto della programmazione con lo squat, con la panca, la panca può anche già starci di più, con lo stacco anche. Lo squat invece lo magari squat. Sì, un pochino meno spazio, perché poi diventa un'alzata anche difficile da gestire tutto. Sì, non accantonatela, però dovete trovare il momento giusto nella programmazione. Non deve essere che la programmazione di un bodybuilder ruota intorno allo squat, ma è lo squat che va a ruotare nella programmazione. Va a supportare. Esatto. Sinceramente io lo toglierei molto volentieri lo squat, perché mi sto stancando. Ragazzi, detto questo, spero che questo primo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, non perdetevi il prossimo, che vi daremo altri tips per migliorare il vostro stacco. Il prossimo video sarà da qua. Non vi dico mettete tot like, perché tanto poi non rispetto queste cose, ma mettete tanti like. Signori e signori, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, seguiteci sui nostri canali social, iscrivetevi ai nostri canali YouTube attivando la campanellina, seguiteci su Instagram, tutti i link qui sotto in descrizione. Come al solito, stay grossi. Noi facciamo così. Vado a farlo anch'io. Sì, sei grosso? Non lo so. È grosso anche lui, sì. Devo. Molto bene. E noi ci vediamo in un prossimo video. Grandi raga.